Oggi presentiamo prodotti del sistema cambio stampi della Gutra, in particolare dei muletti dedicati al cambio stampo. Sono dei muletti che nascono proprio per chi fa stampaggio lamiera e in quanto hanno delle forche particolari dove sono presenti delle rughiere. Il prodotto serve per velocizzare e rendere più rapido l'operazione di cambio, di sostituzione degli stampi in macchina, ma allo stesso tempo di aumentare la sicurezza durante questa operazione. La caratteristica principale è di avere delle rugliere che consentono allo stampo di scivolare applicando una forza molto ridotta. Mentre invece quando lo stampo viene trasportato in stabilimento appoggia direttamente sulla forca, per cui non è possibile che scivoli. Altra caratteristica importante è che durante il cambio stampi le forche si agganciano alla pressa, per cui si forma una struttura unica, per cui non c'è il rischio che lo stampo possa cadere. Concettualmente si guida tramite, in questo caso, un sistema a bandiera, per cui non è richiesto il patentino da guidatore dei muletti. Sono presenti tutta una serie di sicurezze intrinseche del sistema per evitare sempre il rischio che l'operatore si faccia male. Ad esempio, la velocità massima di avanzamento del muletto è soltanto quando le forche sono abbassate, quindi quando il rischio di ribaltamento è minimo. Mentre invece se io le forche sono alzate, a quel punto potrò movimentare il carrello soltanto in bassa velocità. Esistono poi tutte altre soluzioni tecniche che consentono anche di operare in un ambiente non particolarmente curato. In particolare le forche hanno tre punti d'appoggio, per cui si regolano in base anche alla pendenza del pavimento, ossia se il pavimento non è perfettamente allineato a quel che è la pressa, questi si adeguano al pavimento. Altre soluzioni, c'è il fermo automatico della discesa delle forche, ossia le forche vengono fatte scendere e automaticamente quando le rugliere sono a filo con la tavola, queste qua si bloccano, per cui lo stampo può essere trasportato e spinto in macchina in maniera rapida.